Nell'ultima partita casalinga per l'Ambrosia Bisceglie, già qualificata ai playoff, inciampa per mano di un Agropoli con la testa sgombra di obiettivi di classifica, trascinato da due ex Stiepovic e soprattutto di Capua. Quest'ultimo in forza alla squadra pugliese nella prima metà della stagione in corso. Eppure l'avvio di gara registrava una chiara supremazia dei pugliesi. Allo scoccare del quarto minuto il margine dell'Ambrosia raggiungeva la doppia cifra. Poco dopo la tripla dello scatenato Contento sanciva il massimo divario, 18-6. L'illusione di un comodo successo era presto spazzata via dalla rimonta dei Delfini nel segno di Di Capua e Stiepovic, con quest'ultimo a rifinire l'allunco 27-36. Il secondo quarto finisce in perfetta parità, 46-46. Equilibrio costante al rientro, anche se l'Agropoli riusciva ad archiviare il terzo quarto sul più 4. Nel periodo conclusivo la tripla di Spinelli complicava la rimonta dei locali, 60-69. Maggiotto regalava una nuova chance, sempre dal perimetro, 68-71, ma nel finale prevaleva la maggiore attenzione dei ragazzi di Paternoster, che beneficiavano di alcune scelte offensive affrettate di Bisceglie e mettevano in cassaforte il blitz con Stiepovic e Marmuggi dalla lunetta, 81-84. L'Agropoli riprende gli allenamenti martedì 23 aprile alle ore 11 in vista dell'ultima partita di campionato contro Scauri, domenica 28 aprile alle ore 18 al Pala di Concilio. Tabellini per i giocatori dell'Agropoli: Marmuggi 11, Caccace 11, Stiepovic 20, Spinelli 3, Tagliabue 5, Di Capua 21, Tullio 6, Ferrara 7. Hanno arbitrato l'incontro i signori Leggero di Brindisi e Lucarella di Leporano Taranto. È tutto per questa puntata di Punto Basket TV. Da Claudio Barbato, arrivederci al prossimo aggiornamento.